È il momento del direttore e vice direttore di Novella Bella, Nino Frassica. Eccolo qua. Sta con nosotros. Vamos. Caro Fabio, caro Nino, intanto ti volevo ringraziare perché ho seguito i tuoi consigli su internet, ho investito tutti i miei soldi. No, sono tutte truffe. ho fatto un video, ho denunciato la polizia postale, anche mio fratello no, ha investito sono dei truffatori, i risparmi di 40 anni. Ti ringraziamo. Queste cose che ci sono sui social in cui io consiglio sono tutte truffe. Ho fatto denuncia alla polizia postale, ho fatto qualsiasi cosa. Sei pentito di aver fatto il video? Ma non mi sono pentito, non l'ho fatto. Perché non sei venuto bene? Grazie di tutto. Pazzesca sta cosa, non si riesce a fermarli. È un falso. Ma no, falso è incredibile, falso, seria, che non si riesce a fermare. Falso ce l'abbiamo avuto in non casa. Non si può far niente. In casa abbiamo avuto un falso. Un falsario? Un falso. Quando c'era, veniva qua, si spacciava per... Kabir Bedi. Ha anche guadagnato un sacco di soldi facendo l'ospite. Kabir Bedi questo che non è questo. Si spacciava per Kabir Bedi. Sì, sì. Invece... Non era Allora, sorpresa. Kabir Bedi, quello vero... E a Bombay dove Pompei, lui ha detto Bombay. No, è Pompei. Vabbè, voleva Cristiano, dire Pompei. Cristiano ha detto Bombay. Cristiano, com'è che dice? Voleva dire Pompei, però Bombay. Comunque Kabir perché è collegato, vediamo se è satellite è collegato con noi. Ciao Kabir. Ciao, se come va? Sei tu il vero Kabir? Sì, sì. Senti, sei Kabir Bedi, nato il 16 gennaio 1946 in India, professore Sandokan, vero? Sì, sì. Ti saluta il pubblico qua di Milano. Kabir, a te piace, vieni spesso a lavorare in Italia, vero? Sei stato sì, anche, sì. Sei stato anche a Grande Fratello? Ma è ventriloquo. Perché non sei vuole... stato a Grande Fratello? Non, vuole, non lo volevo dire. Sei stato a Grande Fratello? C'è il satellite. Senti, sei venuto per fare un film? Sei venuto per fare un nuovo film? Sì, sì. Meno male, ma io non esisterei. Ci vuoi dire il titolo? Sì, sì. E qual è il titolo? Sì, sì. Sì, sì. Va bene, grazie. Senti, una domanda, no, e poi ti salutiamo. Sappiamo che hai denunciato il truffatore, sì, che diceva di essere te, vero? Lui è un famoso truffatore italiano e ha diverse denunce. Aia. Sì, è stato denunciato per falso in atto pubblico, contrabbando di zucchine, schiamazzi notturni, guida in stato di ubriachezza, gomme lisce, spintoni sull'autobus, menisco, è stato anche e turbativa d'asto, vero? Sì, sì. Ci verrai a trovare? Sì, sì. Grazie, abbiamo così chiarito. Abbiamo chiarito l'equivoco. Bene. Purtroppo io non lo sapevo, quello era un falso. Facciamo entrare il Leggio. Il Leggio. Di nuovo c'è il Conte di Monte Cristo. Non so perché. Ma ciao, ma sì, vada via. Oh, ti saluta la mamma. Ma che mamma? Vada via, chi è lei? Non vuole gli amaretti. Vada via. Ma chi è lei? Come li chiami tu, Andrea? Di cognome ogni tanto chiamano. Ma chi è lei? Andrea fa. Dai, si chiama Andrea. Fa paura, chi è? Volete fare. È tuo nipote. Ma che mio nipote? Volete fare finalisti? No, noi siamo portatori non finalisti perché è pericoloso. Va bene, non è mio nipote. Ti ringraziamo. Grazie. Grazie a voi. Ma chi è? Oggi parente tuo. Ma non è parente tuo. Oggi 17 marzo e mi prendo tutte le mie responsabilità. San Flondo. San Flondo. Nato il 8/8 dell'888 e morto il 9/9 del 999 dopo Cristo. Cioè, vissuto è il santo protettore di quelli che quando sentono un assolo di chitarra fanno finta di suonare con le il santo protettore. Cioè, che protegge quelli sì. Che Santo Flondo è stato il primo in Italia a dire la frase complimenti per la trasmissione dell'888. Proverbio del giorno. Sì. Attraversare sulle strisce pedonali. Ma non è un proverbio. Compleanno 17 marzo, oggi nasceva l'avvocato Gianni Agnelli. Sì. Auguri anche a suo figlio, il cantante Manuel. Non è, no, no, non è, non c'entra niente. Auguri all'ex ministro Alfonso Pecoraro Scanio.
lo ricordo, ricordo quando ho detto Fabio, tutto questo sarà tu. Ma non è, ma no, non l'ho mai è stato di parola. Non l'ho mai conosciuto. Non lo conosco. Vabbè. No, che... Nasceva il grande maestro Bernardo Bertolucci. Lui sì che lo incontrava. BB, i grandi registi hanno nome e cognome con le stesse iniziali. BB, MM, Mario Monicelli, sì. FF, Federico Fellini. Dino Risi. No, Dino Risi non è di. Facciamolo. No, ha fatto tutto questo elenco, no, devi cancellarlo. No. Bertolucci, regista dei capolavori, come L'ultimo tanga a Parigi. Vabbè, ciao. Un'estate nel deserto. Un'estate nel deserto. Ma che è? Un film di. Te nel deserto. Auguri a Carlo Conti, voi due siete quasi una coppia, dai. No, facciamo lo stesso. Frank e Ciccio. Ma no, facciamo lo stesso. Poche Renato. Ma no, non è vero. Valerio Staffelli e Vanna Marchi. Ma no, auguri Carlo, ma no. Siete un po' coppia. Vabbè, auguri. Allora, adesso passiamo alle anticipazioni. Sì. Tra i tre. Tra i tre. Dalla prossima stagione, la redazione del programma Chi l'ha visto, sì, annuncia che gli scomparsi che verranno trovati, se non saranno in regola con il pagamento del canone, verranno rinascosti. Perché la RAI, sai, cioè, devo trovare questo. Pagina 888, la posta del cuore. Sì, sì, un attimo, la posta del cuore. Questo è un basso fondo. No, sottofondo, non è un basso fondo, sottofondo. Caro Novella Bella, mi chiamo Lillo Gruber. Lillo Gruber. Ma non sono parente, non ho mai letto il telegiornale, poi non sto inclinato. Come si capisce dalla calligrafia, sono maggiorenne, ho 68 anni. La parola stessa lo dice, sono di Rovigo. Ma no, non dice niente, che vuol dire? Faccio una vita triste come un cane. Non sono mai uscito di casa. 68 anni mai uscito? Le uniche due volte, la prima volta mi ha investito un motorino e ho perso 12 dita della mano destra. È possibile? Si vede che ero sparpagliato. La seconda volta che sono uscito mi ha investito un tir e mi ha preso di faccia e ho perso un dente e ho una cicatrice sulla guancia a forma di quaglia. Malgrado tutto, non sono da buttare. No, Da bambino ero bellissimo, assomigliavo a Monica Bellucci. Beh, è impossibile, come faceva? Impossibile. Signor Fazio, lei dice impossibile, se vuole le mando della foto. No, grazie, non mi mando. Te le porto a casa. No, grazie. Lei sa dire solo no, grazie. No, ma perché c'è scritto anche che io dico una cosa e lui come fa a saperlo cosa dico io? Oggi 68enne, cerco una compagna, donna, uomo, vecchi, militari. Ma no, ma no. Sconti comitivi. Ma che sconti comitivi? Ampio parcheggio. Ma no, ma no. Per chi mi vuole chiamare, il mio numero di telefono è 144 no. 188 166, 12 euro al minuto. Ecco. Astenersi per di tempo, distinti andiamo... cordiali, Lillo Gru. Sì, ma non era una musica romantica adatta. No, non... Era una lettera. No, non è romantica. E parliamo, pagina 777, per tutti, perché parliamo del matrimonio dell'anno. Matrimonio dell'anno, abbiamo pure la sigla del matrimonio dell'anno. Sentiamola. Ma Novella Bella non si limita a questo. Sì. Abbiamo in anteprima mondiale, in esclusiva interplanetaria, sì, chi saranno i testimoni di alcuni invitati. Di Simona. I testimoni sono Fabio Fazio e Filippa Dopopac. No, Dopopac, Lagerbach. So che sei preoccupato per il regalo. No, il regalo non sono preoccupato. Sei preoccupato. Ma... Per Simona ha detto non vada a spese. Se devo tirare fuori 20 euro, 15 euro, ma sì, facciamolo. Ma chi sono gli invitati VIP? Non lo adesso so perché. Se sa perché c'è una lista che è segreta, ancora non le sa. Ma se è segreta. Facciamo a vedere il primo invitato, Aurelio De Laurenti. Arisa Laurito. Arisa Laurito, sì. E Luca Girato. Luca Girato, chi è? No. Questi sono i primi testimoni. Bravo. Allora, io mi dispiace dirlo perché io sono un fan di Angelina. Angelina ha detto di essere anche mia fan, però non c'è, io non faccio sconti per nessuno. Cioè? Angelina, la canzone ha vinto. La noia. È stata copiata. No.
è stata copiata dal maestro Bini da no. Nelle case. Vogliamo vedere? No. Vogliamo vedere il video? Andiamo, è stata copiata, grazie. Abbiamo scoperto. Nelle case, vivo senza nelle case, non c'è croce nelle case, non ci resta che ridere, nelle case bruciate.